Ohayou gozaimasu, bentornati anche in questo nuovo episodio. Siamo al quarto, sta andando abbastanza bene. Allora, oggi anche questo, come avrete letto dal titolo, monteremo la mia tastiera personale per quanto riguarda una tastiera custom. Bene, allora. Questa tastiera custom principalmente è molto ma molto più costosa, mettiamola così, ma è un po' particolare, dato che sono, come dice Nathan, un gamers. Mi piace tanto giocare soprattutto ai competitivi, quindi Rainbow, Overwatch o anche League of Legends. No, grazie. Dato che mi piacciono questi tipi di gioco FPS, un po' gli sparatutto, un mio amico mi ha consigliato di prendermi gli Switch Speed Race. Si chiamano così, Speed Race Silver, se non ricordo male. E io ho detto, vabbè, dai, proviamoli. Ho visto su Amazon, il prezzo non era neanche tanto male. L'unica pecca è che venivano 45 pezzi, 45 Switch l'uno. E quindi ho dovuto sborsare pressappoco una cinquantina di euro per comprarmi 90 Switch. Il PCB, invece, dato che io per lavoro ho bisogno ogni tanto anche degli F, dei test di funzione, quindi della prima riga sopra la tastiera, ho dovuto prendermi una tastiera non più 68-65%, ma ho dovuto puntare su una 75%, il che per il lavoro che faccio è ottima, mi piace tantissimo. Ovviamente ho bisogno anche lì dei testi, del tastierino numerico, quindi lì ho dovuto puntare su una tastiera un tastierino numerico aftermarket, non l'ho pagato neanche 15 euro, però la tastiera tanta roba. Per quanto riguarda invece i keycaps, invece ho scelto, come avevo accennato nel precedente video, ho scelto gli Switch con tema Evangelion. L'Evangelion Evo 02, che è quello rosso, che adesso vi faccio vedere. Oh, la tastiera perché era già collegata, visto che la sto usando da un po', ci ho fatto anche un bel po' di rodaggio, ed eccola qua. Allora, la tastiera è molto molto figa. Qui ho anche lubrificato gli switch, che vi farò vedere più avanti successivamente. Questo qui che sta avete il regolatore per il volume del computer, poi ovviamente lo potete anche personalizzare usando software di terze parti. Comunque, vi ho accennato che il PCB è un 75%, anche in questo caso ha il layout ANSI. Il modello è una EPO Maker Eclair 75, essendo un 75% monta su 85 tasti in totale. Ha 85 slot per andare a inserire i nostri switch che in questo caso, come vi ho detto in precedenza, sono dei Getheron Silver Speed Race. Sì. Allora, dato che non riesco a trovare i dati su internet, qui ancora la scatolina, questi qui praticamente sono degli switch silver, ok, vedete qua, sono switch silver lineari con una forza di attivazione, di operazione, in questo caso lo chiamano operating force, da 45 grammi più 5 grammi eventuali, ok? 5 grammi sono quando saremo in fondo corso, chiamiamola così. Il totale della lunghezza è di circa 3 mm, ok? Quindi è molto molto corto rispetto agli altri switch, che sono quelli che abbiamo usato nella scorsa video, che adesso vi faccio vedere, che sono questi qua, ok? In questo caso, questi, se non ricordo male, hanno una lunghezza di 4 mm, quindi a 1 mm in più per la corsa, mentre questi invece siamo sui 3 mm, cosa molto ottima, soprattutto se piace giocare competitivo, meno è corta la corsa dello Switch, ovviamente prima si attiverà. Dopodiché, invece, per quanto riguarda invece i keycaps, invece li sono andato a utilizzare, come vi ho specificato in precedenza, una custom. Per quanto riguarda Evangelion, ovviamente non ho preso quelli in viola perché sarebbero arrivati dopo mesi, anche se la spedizione era con Amazon, ci avrebbero messo un pochettino, avrei pagato tipo 55 euro solo per quei keycaps. Invece, puntando sul Eva 02, siamo andati a risparmiare una ventina di euro. Ho pagato alla fin fine 35 euro, se non ricordo male, per questi tipi di keycaps. Sono molto molto fighi, fanno anche abbastanza bene. Quindi adesso vi faccio vedere come sono andato a lubrificare, a montare tutto quanto, e a fine video, mi raccomando, dopo il jingle della PowerTech, vi farò sentire il test del suono.
mettete un mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella, mi raccomando, per rimanere per rimanere informati ogni volta usciranno i video della PowerTech. Questo il mio angolo uscirà normalmente, lo faremo uscire una volta al mese il mercoledì, quindi mi raccomando, non perdetevelo, commentate, condividete il video e fateci conoscere. Quindi buon proseguimento, ciao.